album disco presenta Dopo cena con delitto con Elisabetta Contebuoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli. Portava un braccialetto strano, una vipera d'ora attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ha toccata. Quando ella abbandonava si fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, sul braccio di colei, oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero, presso una mala vipera ed accorsa, e s'è svegliata pallida gridando per terrore, la vipera m'avea già morso il cuore. Vipera, vipera, sul braccio di colei, oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Per non amarla più può andar lontano, ma lontano non posso rimanere. E voglio il suo bacio che mi rende insano, la sua perfidia che mi fa piacere. E quando mi divincolo ribelle a quest'amore, qualcosa mi... Buonasera, buonasera a tutti da Giallo di giovedì. Oggi abbiamo tanta carne al fuoco perché racconteremo tante storie legate al nostro periodo storico di più buio per quanto riguarda la città e ovviamente poi parleremo anche di quello che è successo nel periodo bellico. Ci sono tante curiosità, tra le quali la prima, che sarà di introduzione, racconteremo la storia di Anteo Zamboni, che ha dato poi origine al nome della strada, forse tra quelle più conosciute di Bologna. Ma per fare questo, come sempre, abbiamo i nostri investigatori. Elisabetta Fontebuoni. Sì, buonasera a tutti. Ciao Carlo. Simone Metalli. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao. E il nostro Gianluca Corradi, che dai, in questo momento non so se chiamarti repubblichino o anarchico, adesso lo studieremo. No, nella partita, facciamolo tenente. Repubblichino no, anarchico magari un po' di più. Vabbè, una via di mezzo, vabbè, adesso non scherziamo su queste cose, anche perché obiettivamente sono racconti, come sempre, noi cerchiamo anche di dargli un po' un tono più leggero, però sono, ricordiamo sempre, storie vere e che hanno avuto finali tragici. E appunto parliamo di Anteo Zamboni, dove sicuramente
è una tra le storie più tragiche della nostra città. Quindi Elisabetta, che hai studiato questo personaggio, raccontaci un po' chi era Anteo Zambò. Certo, allora la storia è in particolare l'incontro tragico, come dici giustamente tu, fra Anteo Zamboni, che all'epoca dei fatti era un ragazzino di 15 anni, e il duce Benito Mussolini. È la storia dell'attentato a Mussolini avvenuto a Bologna il 31 ottobre del 1926, che non ha avuto conseguenze per Mussolini, ma ne ha avute di gravissime per Anteo Zamboni, che è stato catturato e linciato dalla folla in pieno centro a Bologna. Allora, intanto io direi di collocare la vicenda. Siamo nel 1926 e sono 4 anni che Mussolini è primo ministro, e il fascismo è già seriamente attestato in Italia ed è diventato un fascismo di tipo, diciamo, istituzionale, non è più il fascismo squadrista dei primi tempi. Quel giorno, il 31 ottobre 1926, Mussolini si trova a Bologna, e si trova a Bologna per, da una parte, celebrare la marcia su Roma, che era avvenuta nel 1922, quindi l'anniversario un po' in ritardo, ma soprattutto per inaugurare il Littoriale, che è lo stadio di Bologna, che adesso si chiama Dall'Ara, ma allora si chiamava Littoriale. E dopo aver inaugurato lo stadio, Mussolini sta tornando verso la stazione per ritornare alle sue incombenze. La strada che percorre è su un'automobile scoperta. C'è lui, c'è il sindaco di Bologna e c'è Dino Grandi, ovviamente. L'auto è guidata da Leandro Arpinati, che è una figura fondamentale del fascismo bolognese, che poi vedremo nel corso della puntata meglio. Si stanno avviando, dicevo, verso la stazione. A un certo punto da via Rizzoli girano in via Indipendenza, diciamo in quel punto che si chiama Canton dei Fiori, che non so quanti di voi conoscono con questo nome, ma per esempio mia nonna lo diceva: ci diamo appuntamento al Canton dei Fiori, che è appunto lì. In quel punto la macchina rallenta un attimo, parte un colpo di pistola che non ferisce nessuno, che colpisce la fascia dell'ordine mauriziano di Mussolini, poi ci racconteranno, attraversa il bavero della giacca, perfora il cilindro, e già mi vedo la scena, siamo nel 1926, il cappello a cilindro del sindaco, e si va a conficcare nel sedile dell'automobile. Ma chiaramente si crea una gran confusione. Un tenente di fanteria, che si chiama Carlo Alberto Pasolini, e che lo citiamo perché appunto il padre, l'avevamo già citato nella puntata su Pasolini, è il padre di Pierpaolo Pasolini, cattura un ragazzino di 15 anni. Questo ragazzino a quel punto è nelle mani della folla e viene ucciso in malo modo, colpito con pugni, calci, pugnalate, e lasciato, buttato per la strada, perché si attribuisce a lui l'attentato. Si dice che sia stata trovata una pistola ai suoi piedi. Insomma, resta una vicenda molto misteriosa ed è ancora oggi misteriosa. È stato detto di tutto su questa faccenda e non è del tutto risolta. Comunque la colpa se l'è presa lui, e il processo non c'è stato. È stato ucciso lì sul posto. Ma chi è questo Anteo Zamboni? Cioè, è curioso che un ragazzino di 15 anni compia un atto del genere. E oltretutto è un ragazzo piuttosto anonimo, viene da una famiglia di tipografi. Il padre, che si chiama Mammolo Zamboni, era stato un anarchico ed era un amico di Leandro Arpinati, che appunto è stato uno squadrista ed è una figura importante del fascismo anche in questo momento. Ed è quello che appunto guidava la macchina di Mussolini quel giorno, quel 31 ottobre del 26. Il padre di Anteo Zamboni era stato appunto un anarchico, ma poi si era, diciamo, convertito, fra virgolette, al fascismo. Il ragazzo, più per opportunità che non per fede. Allora, non si sa bene, perché leggendo la sua storia, lui poi si definisce un anarchico fascista. Ora, voi non so se questa cosa vi suona bene o vi suona strana. No, ma ci sta. Ci sta. Non è una cosa
particolare, perché comunque alla fine... E infatti anche Arpinati nasce come anarchico, era un ferroviere anarchico. Ma anche Mussolini nasce come socialista. Nasce come socialista, esattamente. Le cose si potevano intrecciare, cioè quindi non... una volta che aveva preso questa idea, queste situazioni, uno insomma cercava anche una giustificazione probabilmente al passaggio, sì, comunque lui a questo punto della storia è un fascista, ha lasciato qualunque attività politica, non si è iscritto al partito perché era stato a suo tempo interventista per la prima guerra mondiale, quindi non ci stava molto che si iscrivesse al partito fascista, ma è un fascista. E questa è la collocazione familiare di Anteo Zamboni. Bene, allora andiamo di pubblicità e però ci rivediamo il seguito dopo. Sfolgorante la vetrina, pieno di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora Cipria Colonia Cotì. Mamma, more mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma. Tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini e di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina indiscreta socchiude quell'uscio pieno d'odor di cotì. Mamma, more mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. E si agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a vuotare tutta la vetrina per la sua bambina malata. Amore mio bello, ecco i balocchi per te. Grazie, more mora la bambina, vuole. Bene, come di consueto ascoltiamo musiche dell'epoca, non l'avevo detto nella prima parte, proprio per scalarci in questa dimensione. Quindi dopo appunto aver ascoltato un po' quello che erano le musiche dell'epoca, ricontinuiamo a parlare di Anteo Zamboni.
Sì, allora Anteo Zamboni l'abbiamo lasciato morto all'angolo della, di fronte, dall'altra parte della strada, l'hanno anche buttato dall'altra parte della strada, viene poi portato all'obitorio dove il padre lo riconoscerà. A questo punto si apre il processo, perché chiaramente il ragazzo ha già avuto il suo, la famiglia però viene coinvolta. Se vengono seguite fondamentalmente due piste. La prima è una pista che segue... quei fascisti, diciamo, non più istituzionalizzati, ad esempio Farinacci, che era stato segretario del Partito Nazionale Fascista e che era stato, diciamo, destituito perché era una figura che non faceva più comodo a Mussolini, perché era stato uno squadrista ed era noto come il RAS di Cremona, ma anche Arpinati, che era stato uno squadrista, anche lui tra i più in vista e tra i più attivi, diciamo così. E viene seguita questa pista perché pare che in quel giorno per Bologna ci fosse sia Farinacci, sia Albino Volpi, sia una serie di figure del fascismo precedente. Però la pista viene presto abbandonata perché aveva troppi legami con il fascismo del momento e viene seguita la pista del complotto familiare della famiglia Zamboni. Quindi vengono arrestati il padre, la madre, la zia, i due fratelli. E viene fatto un processo da cui il padre, dopo un anno, due anni dall'evento, si conclude con la sentenza, il padre Mammolo e la zia di Anteo Zamboni, che si chiamava Virginia Tabarroni, vengono condannati a ben 30 anni di carcere, mentre i due fratelli soltanto a 5 anni di confino, perché si diceva avevano montato la testa a questo ragazzo e l'avevano convinto a compiere questo gesto che per l'epoca era un gesto veramente, veramente grave. In realtà poi Mammolo Zamboni e la Virginia Tabarroni avranno nel 1932 la grazia, e la grazia sembra che sia stata loro concessa per intercessione di Arpinati, ma soprattutto perché uno dei due fratelli di Anteo Zamboni stava conducendo in Svizzera un'attività di spionaggio, perché in Svizzera c'erano molti fuoriusciti antifascisti e lui, in cambio di questa attività di spionaggio, ottenne la grazia per i suoi familiari. Quella che è la conseguenza di tutta questa vicenda sono le leggi fascistissime che sono state emesse subito dopo e che introducono la pena capitale e che sciolgono tutti i partiti tranne il partito fascista, quindi la svolta decisamente autoritaria del fascismo. Quello che dicevo prima, ecco, non è mai stato certo che fosse stato Anteo Zamboni veramente, perché non è stato visto con la pistola in mano, il colpo pare sia partito dall'alto e lui invece era lì in strada. Ci sono tante cose che non tornano effettivamente. E lo stesso padre, che dopo chiaramente scrisse un memoriale, in un primo tempo disse che il figlio non c'entrava niente, alla fine, dopo 20 anni, nel 1946, invece rivendicò orgogliosamente l'attentato fatto da suo figlio al duce, al dittatore, nel 1926. Quindi Elisabetta era un caso Kennedy antecedente. Perché come Kennedy direi, non si è mai scoperto chi in realtà fosse, se Howard, così anche questo caso qui è rimasto praticamente irrisolto, con un colpevole ma che non poteva, perché probabilmente non lo era. Non lo sappiamo, probabilmente non lo era. È molto strano che un ragazzino, che tra l'altro era noto, la famiglia lo chiamava Patata, faceva il fattorino in tipografia, non era uno che si poteva definire politicamente impegnato, facinoroso, era proprio un ragazzino normale, quindi fa un po' strano che si sia preso una briga di questo genere. E quindi sì, effettivamente, ecco, la differenza è che Kennedy gli è andata peggio, decisamente. E Mussolini ha preso il suo treno e è tornato. Fatto, la conseguenza è stata qui la conseguenza è stata per diciamo, è stata il per presunto Anteo. Attentatore, cosa che nel Kennedy si sono susseguiti, no, i vari omicidi. Vabbè, questo comunque è una vicenda molto, molto interessante, molto intricata, perché ci sono dentro un sacco di personaggi. Una cosa che è anche simpatica, tra virgolette, è
il racconto che viene fatto proprio per queste leggi preventive su Otello Biavati. Voi sapete che Otello Biavati, no, il personaggio della Montagnola, che era famoso perché era un affabulatore, eccetera, e lui, proprio perché era un affabulatore, e quando arrivava i suoi racconti alla Montagnola, che raccoglievano sempre gente, erano spesso di critica al governo, e lui praticamente veniva arrestato preventivamente. Cioè, quando arrivava il duce per le visite o qualche gerarca, lui veniva portato direttamente in prigione. Lui era anche da un certo punto contento, perché quella settimana li avrebbe mangiato, visto che lui giocava sempre su questo. Quindi le leggi erano diventate piuttosto forti. Senti, intanto, a proposito di leggi di Bologna del 1926, abbiamo da evidenziare che quell'anno, il 26 di dicembre, Leandro Arpinati verrà nominato podestà, ed è la prima volta che, appunto alla fine del 1926, che la carica elettiva del sindaco viene sostituita con quella a elezione regia da parte del re. E poi abbiamo ancora una serie di eventi che riguardano la città, come ad esempio la Maserati diventa un'auto di grande prestigio, e abbiamo anche la bocciofila bolognese nasce nel 1926 con in via sì. Capo di Lucca, ok, quindi prima era baciofila, vabbè, conta ben 2500 soci, e nonché il campione italiano Sergio Gamberini, ok, che è uno, appunto, un bolognese. Certo. Sempre nel 1926 importante la Maserati, che nasce a Bologna, perché tutti pensano che la Maserati sia nata a Modena, ma la Maserati era nata molti anni prima. Comunque cambia abbiamo nel 26 il concorso della canzone bolognese, Luigi Longhi si lancia appunto a creare questa canzone bolognese, e per Tazio Nuvolari si presenta al velodromo Zappoli a firmare gli autografi e a fare una riunione motociclistica. E poi abbiamo anche la municipalizzazione del servizio tranviario, che prima era gestito da una società belga, e infatti veniva chiamata La Belga quando uno prendeva il tram, e invece il 26 ottobre del 1926 viene trasformata in azienda tranviaria municipale. Proprio poco prima dei fatti che abbiamo raccontato, che sono del 31 ottobre. Pubblicità. Bene. Fedeltà e alla sua capinera
Bene, allora adesso passiamo a un altro argomento, parliamo di stragi e quando parliamo di stragi la palla la passiamo a Simone Metalli. Grazie per avermi nominato l'addetto alle stragi. No, a parte gli scherzi, no, adesso faremo alcuni un punto su alcuni eventi sempre legati al tema, diciamo, fascismo, in realtà anche nazismo, perché sono tutte nel periodo in cui ovviamente c'erano i partigiani, quindi dopo l'8 settembre del 43, insomma, sappiamo che la nostra zona era particolarmente calda. Sono eventi che succedono nella zona di Bologna, non solo in città ma anche nella provincia, e sono tutti eventi particolarmente cruenti e particolarmente efferati. Una delle caratteristiche è che i nazifascisti in ritirata, in molti di questi avvenimenti accadono mentre stanno per lasciare Bologna, e quindi stanno, diciamo, fanno un po' piazza pulita di quello che avevano ad esempio in carcere, come succederà a San Ruffillo. Cercano di coprire, di nascondere le prove di quello che hanno fatto, poi col tempo ovviamente invece verranno scoperti, insomma, verranno portati alla cronaca, insomma, alla conoscenza di tutti. Tra l'altro volevo segnalare che c'è un sito, se qualcuno di voi è interessato ad andare a approfondire, che si chiama straginazifasciste.it, ed è un sito molto ben fatto in cui si trovano approfondimenti, schede di queste stragi, quindi ecco, se avete piacere di approfondire, su internet si trova tantissimo materiale. La prima storia che vi racconto in realtà succede a Castel Guelfo, e quindi siamo, diciamo, nella zona di tra Bologna e Imola, insomma, in zona romagnola, il 16 aprile del 45, quindi siamo proprio a pochissimi giorni prima della liberazione di Bologna. Quindi il 16 aprile, diciamo, i tedeschi sono in ritirata a Castel Guelfo. C'è un fondo che si chiama Fondo Gessi, e i tedeschi, senza motivi apparenti legati ovviamente alla logistica militare, con il fosforo bruciano un rifugio. In questo rifugio ci sono una donna, Hilde Tarabusi, suoi due figli, Anna Maria e Cenzino, e la nipote Edera Zanotti. Ecco, questa ad esempio è una strage totalmente gratuita, una strage che non ha nessun tipo di valore di ripicca o di eliminare degli avversari, ma come abbiamo visto colpisce purtroppo delle persone totalmente indifese rispetto ai soldati. Abbiamo altre, ne citiamo altre, quella di San Ruffillo che anticipavo prima. Questa è una strage particolarmente pesante, nonché avviene su più giorni, era quasi diventato un modus operandi. Perché a San Ruffillo e perché dopo vedremo anche a Sabbiuno? Perché erano zone che erano ormai praticamente spopolate, le persone che abitavano in zona erano se ne erano andate quasi tutte, erano zone periferiche, quindi non c'era neanche particolare, diciamo, interesse dal punto di vista logistico, o non c'erano grandi strutture militari, e quindi era più facile nascondere i corpi, che era l'obiettivo finale dei nazifascisti. A San Ruffillo, dicevamo, tra il 10 febbraio e il 17 aprile del 45, quindi anche qui in fase finale della ritirata dei tedeschi, ci sono 9 episodi diversi che vengono considerati in realtà come se fosse una strage unica e continuata nel tempo di San Ruffillo. Quindi il 10 febbraio, che è il primo giorno, vengono prelevati 53 detenuti dal carcere di San Giovanni in Monte. Erano principalmente partigiani e antifascisti, quindi erano, diciamo, persone che avevano creato dei problemi al regime. Vengono tutti e 53 giustiziati presso la stazione di San Ruffillo e vengono sepolti in una fossa comune creata con delle bombe a mano che scoppiano nel terreno, quindi fanno una buca, e vengono tutti gettati dentro a questa buca, e poi che viene poi ricoperta. Il 20 febbraio, quindi 10 giorni dopo, altri 6, sempre con la stessa modalità, vengono prelevati
dal carcere di San Giovanni in Monte e vengono giustiziati. Il 1 marzo, stessa modalità, altre 10 vittime. Il 2 marzo, altre 11 vittime. Il 16 marzo, altre 10 vittime. Il 21 marzo vengono uccise 3 vittime e c'è anche un docente universitario ebreo che viene prelevato dal carcere e viene giustiziato, un anziano docente ebreo. Il 4 aprile sono altre 19 vittime, il 9 aprile altre 8, il 17, l'ultimo giorno, sono altre 12 vittime. In totale, ne ho contate, sono 133 vittime fucilate barbaramente nei pressi della stazione di San Ruffillo e nella zona immediatamente adiacente e appunto dicevamo i nazifascisti hanno cercato di nascondere le prove di quello che avevano fatto. Ovviamente loro sapevano bene che stavano arrivando gli alleati e volevano fare più possibile piazza pulita da nemici e da coloro che avrebbero potuto causare problemi o raccontare insomma quello che avevano fatto. C'è un altro punto interessante che magari di cui si parla poco, in cui sono state compiute varie uccisioni durante la ritirata e anche in realtà prima dei nazifascisti, che è il poligono di tiro in via Gucchi, che si trova ancora oggi certo. In quella parte della città. Vengono a partire dal 30 dicembre del 43 vengono fucilati due partigiani, Amerigo Donattini e Max Emiliani, e nel tempo vengono più volte giustiziati dei partigiani proprio al poligono di tiro. La cosa curiosa, ma in realtà neanche tanto, però è un particolare interessante, che spesso i nazifascisti facevano dei manifesti che affiggevano in città, in cui come dire, dichiaravano che erano stati giustiziati queste persone. E ovviamente spesso loro sbagliavano i cognomi delle persone, quindi c'erano dei cognomi che non erano esattamente quelli reali o erano sgrammaticati, e ancora oggi ci sono le locandine purtroppo che insomma sono state conservate ed era questo diciamo macabro gioco una guerra fondamentalmente anche dal punto di vista dell'informazione, quindi dal mettere paura e creare terrore nella cittadinanza. Velocemente, altro avvenimento in via delle Fonti a Corticella, in cui c'è un carico di bovini che è destinato alla Germania, viene rapito, quindi viene rubato questo carico di bovini, e i nazifascisti se ne accorgono, siamo al 27 ottobre 44, quindi un pochino prima, e uccidono, giustiziano 3 partigiani, tra di loro c'è Mauro Pizzoli, che insomma, a Bologna anche è stato intitolato un campo sportivo, e questi partigiani sono impiccati al palo della luce e vengono lasciati esposti per la cittadinanza, quindi abbiamo visto anche in questo caso modalità molto cruente e di monito alla popolazione. Prima di arrivare a Sabbiuno volevo citare velocemente Irma Bandiera, che tutti noi conosciamo, c'è anche un bellissimo murales proprio insomma, in via Turati, angolo via 21 aprile, che è la zona dove abitava in realtà più o meno Irma Bandiera. Era una ragazza di famiglia benestante e anche all'insaputa della sua famiglia era diventata un'intrepida e una valorosa partigiana. Il 7 agosto del 44 viene catturata di ritorno da Castelmaggiore e viene torturata ripetutamente, perché gli chiedono di dichiarare i nomi dei suoi compagni e le basi dei partigiani. Lei però resiste stoicamente. Dopo molti giorni di tortura viene accecata, viene picchiata i suoi aguzzini la portano sotto all'arco del Meloncello dove abitava, e con una raffica di mitra la uccidono davanti alle finestre di casa sua. Quindi questa è la rappresaglia che subisce Irma Bandiera. E noi andiamo con la pubblicità. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo
per la pioggia in un portò, elegante nel suo velo con un bianco cappellino, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre mesto il suo visino. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta d'ultimo piano, quando d'inverno al mio cuore si stringeva, come pioveva, come pioveva. Come stai, le chiese un tratto, bene grazie disse tu, non c'è male poi distratto, guarda che acqua viene giù, che mi importa se mi bagno, tanto a casa devo andare, o l'ombrello t'accompagno, grazie non ti disturbare. Passatempo una vettura, io la chiamo, lei fa no, dico via senza paura, su Montiano lei montò. Così pian piano io le presi la mano, mentre il pensiero vagava come pioveva, come pioveva. Ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza di candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei begli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se felice chi lo sa, ma se ricco, se perduta, e la gioia quando una sera in un sogno nella vettura io le presi la mano, quando salvare. Ed ora andiamo con la quarta parte, dopo Irma Bandiere continuiamo a raccontare attraverso la voce di Simone Metalli. Sì, allora adesso arriviamo a raccontare siamo alla fine del 44, tra il 14 e il 23 dicembre, quindi prima un po' prima, qualche mese prima dell'arrivo degli alleati, questo avvenimento succede a Sabbiuno di Paderno, quindi sui colli immediatamente fuori Porta San Mammolo. Qualche giorno prima di queste date che dicevamo, del 14-23 dicembre, vengono rastrellati alcuni partigiani nella zona tra Anzola, Amola e San Giovanni in Persiceto, quindi diciamo nella bassa verso Modena. E questi partigiani vengono rinchiusi a San Giovanni in Monte, che l'abbiamo citato più volte anche nelle puntate riguardanti più il passato, che era il carcere di Bologna. Questi gruppi di partigiani rastrellati vengono portati in due diversi giorni, quindi il 14 e il 23 di dicembre, vengono presi, prelevati e gli fanno fare 8 km di strada tra i boschi, quindi si vengono proprio portati molto lontano dalla città. Quando arrivano a Sabbiuno vengono messi in fila e vengono fucilati. La caratteristica morfologica della zona in cui vengono uccisi è che il terreno è molto friabile, di conseguenza cosa succede? Che
i cadaveri cadono nel canalone, quindi cadono giù dal piano e vengono di fatto quasi naturalmente ricoperti dal terreno, che è molto friabile, e quindi con il peso dei corpi ovviamente praticamente li inghiotte, e quindi di fatto i cadaveri scompaiono praticamente. Vengono identificate tra i due giorni 58 vittime. In realtà le vittime reali sono più di 100 in queste due azioni che vengono fatte a Sabbiuno. Nel 1973, sul luogo dell'eccidio, viene creato un monumento ai 100 caduti di Sabbiuno. Una cosa interessante rispetto sempre a quello che dicevamo prima della pubblicizzazione dei nazifascisti e delle loro stragi, che questa strage di Sabbiuno non è stata mai pubblicizzata, cioè non hanno mai affisso manifesti in cui dichiaravano di aver eliminato dei partigiani, quindi dei nemici del regno fondamentalmente, ma su questa strage loro sono sempre rimasti molto oscuri, tanto che per ritrovare l'esatto punto in cui sono stati uccisi questi prigionieri ci è voluto del tempo, non è stato così facile. Però in particolare con l'aiuto di un partigiano che era sopravvissuto sono riusciti poi a trovare il punto esatto e quindi a erigere il monumento. Arriviamo alla strage di Palazzo d'Accursio, che non è in realtà una strage come quelle che abbiamo visto ora, in cui i nazifascisti colpivano in fase fondamentalmente di ritirata o di quasi ritirata dalla nostra zona i partigiani e spesso anche i civili. In realtà la strage di Palazzo d'Accursio ci porta indietro nel tempo, arriviamo ancora prima dal racconto di Anteo Zamboni, siamo il 21 novembre del 1920, e quindi questa data a Bologna si insedia il nuovo sindaco, che è il socialista Ennio Gnudi. La folla dei cittadini bolognesi, molti di fede socialista, si è riunita nella piazza per assistere all'insediamento e mano a mano iniziano ad entrare a Palazzo d'Accursio, nel cortile del comune, e vengono aggrediti e attaccati da un nutrito gruppo di fascisti. Adesso poi vedremo in dettaglio che cosa è successo. La cosa interessante è che, secondo alcuni storici, è la prima comparsa ufficiale del fascismo a Bologna ed è anche la prima azione violenta fascista che succede nella città di Bologna, che era anche all'epoca era una città che aveva, come dicevamo, il sindaco era socialista, era una città che aveva ampie tendenze socialiste e quindi abbastanza avverse al fascismo. Gli scontri che succedono in questa giornata non sono ancora stati in realtà del tutto chiariti, dopo lo vedremo, portano alla morte di 10 socialisti e muore anche il consigliere comunale dell'opposizione Giulio Giordani. Secondo quello che viene analizzato dagli storici c'è una componente molto importante, che è quella della forza pubblica e dell'autorità cittadina, che sono state molto passive e molto compiacenti con i fascisti, insomma sono stati molto criticati sia all'epoca ovviamente sia a posteriori. Secondo Nazario Sauro, che era uno storico, il questore Luigi Poli era perfettamente a conoscenza del fatto che i fascisti volessero di fatto attaccare o comunque provare a interrompere l'insediamento di Ennio Gnudi come sindaco di Bologna, ma in realtà questo Luigi Poli non fece quasi niente e lasciò praticamente che le parti venissero a scontrarsi. Luigi Poli aveva incontrato sia i socialisti, perché c'era molta tensione in quel momento e quindi in realtà c'era una paura che scoppiasse qualcosa di grosso, era un pochino nell'aria, quindi Poli incontra i socialisti e poi i fascisti vengono incontrati sia pubblicamente ma anche in segreto, e quindi anche questo presupporre che in realtà il rapporto fosse sbilanciato tra il questore e i fascisti.
tanto che erano giorni che si parlava, insomma, dell'interferenza fascista, non era una cosa che non era stata preventivata. Relativa a questo avvenimento c'è poi una cosa, un aspetto molto interessante che di fatto scatena il tutto, che potremmo chiamare l'affair Bandiera Rossa, cioè i fascisti avevano dichiarato che potevano, i socialisti potevano insediarsi in comune se si fossero comportati in un certo modo e non avessero di fatto, secondo loro, provocato i fascisti. Una delle condizioni che avevano posto per non intervenire durante l'insediamento era che non sventolasse alcuna bandiera rossa in piazza Bologna. Però alle 14.30 di quel 21 novembre dalla Torre degli Asinelli viene esposto una bandiera rossa e quindi i fascisti che si trovavano in via Marsala, dove avevano la loro sede, quasi, viene sottolineato da molti storici, quasi come se non aspettassero altro, anche sottintendendo il fatto che in un certo senso la bandiera rossa sarebbe uscita comunque, arrivano e intervengono in piazza. A capo dei fascisti c'era Leandro Alpinati, che abbiamo già sentito nominare da Elisabetta, che dopo approfondiremo. Quindi alle 15 in realtà in comune inizia la seduta, però c'è già del tumulto in piazza. Parla per primo il sindaco Ennio Nudi, poi segue il consigliere di minoranza Albini, e lì si udirono degli spari nella piazza e quindi comincia a essere della sommossa, del tumulto, tanto che c'era un servizio di sicurezza messo in piedi dai socialisti, la Guardia Rossa, che si vide arrivare fondamentalmente una massa di gente spinta verso il cortile del comune dai tumulti, e pensarono che fosse un attacco dei fascisti, e quindi iniziarono anche a difendersi e lanciarono bombe a mano tra la folla, e quindi ci fu veramente un disastro. Anche in aula partirono dei colpi, non si capì, in realtà non si è ancora capito chi è stato a sparare questi colpi, e questi colpi, dicevamo, uccidono questo consigliere liberale Giordani, che poi nella propaganda fascista diventerà una sorta di martire, ucciso dai rossi, come venivano chiamati allora, quando in realtà lui era un liberale, quindi non c'entrava in realtà assolutamente nulla. Bene, siamo al momento della pubblicità e andiamo subito dopo, parleremo di Arpinati. Città presso l'Arno una sera di primavera, vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare, ma avvicinai ai vedemmi mi fanno venite, venite avanti, sapete qua, ma noi non si sa ricevere come in città. E i valse della povera gente, gli un semplice varsere fatto di niente, con due chitarre e un organino, si balanzino ai mattino. Non è lisci il nostro impiantito, si rischia a ballar di restar lì stecchito. Senti dire bellona, biondona, gli un valsere fatta alla bona. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina, certo veniva per curiosare, e l'era la padroncina. Fermi si disse, e la bella creatura rispose, su, continuate, io vengo qua, che ci sarà chi un poco danzar mi farà. E i valse della povera gente, di un semplice valsere fatto di niente, con due chitarre e un organino, si balanzino al mattino. Attenta che lì c'è una buca, gli è qui che s'attacca ogni giorno la sciuga, e gli è un valsere a passi tra sassi, gli è qui che si cerca spassarsi. Quando al mattin splende il sole dorato si vede che la massaia la stende panni fini bucato
di certo è molto più gaia. Oh buona donna, oi che l'è quella striscia distesa lì sotto ai sole? Quella ti famiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli ai valzer della povera gente, anch'io lo ballai, ma ora non l'ho più alla mente. Si stava, lo ballavo da giovinetta. Bene, siamo alla quinta parte e a questo punto parliamo di Arpinati, personaggio molto contrastato e molto anche particolare. Ricordiamo che oltre a squadrista eccetera Podestà, ma è sotto il suo momento di costruzione, si costruirono lì grandi palazzi di Bologna, Palazzo dello Sport, fece delle grandi, esatto, fece delle grandi opere, anche attraverso l'architetto Costanzini, che pura, e poi il famoso ottavo scudetto che lui come presidente della federazione calcio non accettò, perché sennò avrebbe avuto critiche, come insomma, e quindi fece il grande rifiuto del famoso scudetto. Veniamo al punto, anche perché, come in tutte, visto che abbiamo parlato tutta la serata di guerra, e insomma a un certo punto la guerra finisce. E come nelle migliori tradizioni, insomma, alla fine della guerra ci sono dei momenti riorganizzazione, soprattutto delle piccole vendette da un certo punto di vista. Siamo esattamente al 22 aprile del 1945. È un giorno che Bologna è stata liberata, e infatti la liberazione di Bologna avverrà il 21, tre giorni prima di quella del resto d'Italia, come sappiamo tutti quanti. E un furgoncino dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea si presenta al cancello di una villa di campagna a Malacappa. Entra all'interno della tenuta, si presentano e scendono quattro persone da questo furgone che chiedono di Arpinati. Chi apre la porta è un amico e anche un ospite di Arpinati, ed è il socialista Torquato Nanni. Torquato Nanni chiederà agli astanti perché volessero parlare con Arpinati, e non ricevendo risposta, questi lo colpirono col calcio di fucile e lo buttarono a terra. Arpinati a quel punto aprì la porta della villa, si presentò e i quattro lo freddarono immediatamente. Prima di andarsene, però, non paghi, freddarono anche con un colpo alla nuca Torquato Nanni, che era in realtà un socialista, quindi in realtà c'entrava un po' poco. Sembra, dai racconti delle persone che erano presenti nella villa, che una donna del gruppo, mentre se ne andava, disse: "Questo è per vendicare la morte di mio padre." L'automobile riprende, il furgoncino se ne va dalla villa e rimane il mistero della morte. Ma chi era questo Leandro Arpinati? Leandro Arpinati è tutta la sera che lo sentiamo nominare. In realtà a Bologna viene indicato come il padrone del partito fascista. È un romagnolo di origine, nato nel 1892 e nacque come anarchico rivoluzionario. Dopo i primi lavori in terra di Romagna si trasferì a Torino e nel 1910 conobbe Mussolini, allora 27enne, lui ne aveva 18. Entrambi romagnoli, entrambi avevano uno spirito rivoluzionario e interventista, e lui stesso divenne un leader interventista e si
fu reclutato per la prima guerra mondiale, ma come dicevano i suoi avversari politici, accese e spense la luce nella stazione di Bologna perché fu reclutato come ferroviere elettricista. E Arpinati è comunque una testa calda, è uno che crede nell'interventismo e crede anche nella violenza nella prima parte del fascismo. È infatti lui uno il principale organizzatore dello squadrismo fascista nel 1919. Ecco poi che lo vediamo nel 20 nelle operazioni di Palazzo d'Accursio. Quello che tutti lo definivano, lo davano come il sicuro erede di Mussolini alla guida del partito. Il potere di Arpinati a Bologna cresce talmente tanto che diventa coproprietario del Resto del Carlino. Fu il fondatore e colui che volle il Littoriale, quindi lo stadio, come dicevamo prima, fece un grandissimo piano di case popolari, si occupò anche della riorganizzazione delle fognature, fece insomma delle grandissime opere. E a Bologna lui lo si riteneva uno assolutamente intoccabile. Fra l'altro nel 29 lui fu anche uno dei primi e più accaniti contrari ai patti lateranensi. Questo lo portò un po' in disgrazia rispetto al resto del partito, perché comunque a un certo punto incominciò a capire che il partito doveva darsi un nuovo aspetto, doveva darsi una nuova immagine. Uno dei motivi per cui cacciarono, entrò in disgrazia, fu l'arrivo a Bologna di Arturo Toscanini, perché Arturo Toscanini si rifiutò di suonare gli inni fascisti al comunale e disse e fu malmenato all'uscita del teatro. Il famoso schiaffo. Ma Toscanini scrisse che fu malmenato da una masnada inqualificabile e indicò praticamente come Arpinati come uno degli istigatori di questo schiaffo. Nel 1933 abbandonò per 12 anni la vita politica e avvicinò sempre di più all'antifascismo, perché probabilmente non credeva, l'Arpinati non credeva più nella lotta fascista e soprattutto nell'interventismo che aveva avuto il fascismo. Fu mandato oltretutto anche al confino, quindi fece 5 anni di confino, prima a Lipari e poi nella villa di Malacappa, dove appunto fu poi ucciso. Si riarruolò nel 40 nell'esercito e fu arruolato come soldato semplice, però rimaneva comunque un capo carismatico. Infatti sembra che la sua presenza fosse anche interessante per gli alleati, per rimettere una persona comunque di un certo carisma e capace di raccogliere sia fascisti che antifascisti a capo della città di Bologna. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui fu effettuata l'esecuzione il 22 di aprile, per toglierselo di mezzo. Il delitto, per tornare indietro a noi, rimase insoluto, le indagini non approdarono a nulla e solo nel 1989 Luciano Bergonzini riaprì il caso durante delle manifestazioni in ricordo di Nanni e indicò Luigi Borghi, detto Ultimo, un partigiano col nome di battaglia Ultimo, come responsabile dell'assassinio. Questo Ultimo, fra l'altro, non è stato né il primo né l'ultimo degli omicidi che ha fatto, perché fu accusato nel dopoguerra di una serie infinita di crimini che sfociarono nel processo nel 1953 e lo condannarono a 22 anni di carcere.
che poi chiaramente per i vari condoni dovuti al dopoguerra si finirono in 6. E questa era la storia di Alpinati. Bene. Pubblicità. Questo punto pubblicità. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più, per la maggiorata nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore, vivere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vive senza malinconia, vive senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita, far tacere il cuore, ride sempre così giocondo, ride delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Bene, allora siamo arrivati all'ultima trance di questo racconto, di questi racconti, anzi, di quello che è stato questo periodo, come abbiamo detto, piuttosto grigio anche per la nostra città, insomma, l'abbiamo anche raccontato con i vari brani dell'epoca, ma Gianluca ci racconta di cos'era il famoso triangolo della morte. Sì, anche perché, come diceva Simone prima, non è semplice raccontare tutte queste stragi. Noi questa sera le abbiamo messe tutte un po' in fila, ma sembrano dei numeri messi lì, infatti in realtà ogni tanto danno la sensazione di essere un po' senza senso, di avere delle motivazioni che vanno oltre all'immaginabile e alla logica, cosa che vediamo anche in questi giorni. Il triangolo della morte è in realtà non esiste nella realtà geografica e anche nella realtà storica. Il triangolo della morte fu creato e fu inventato dai giornalisti per indicare il posto dove le più grandi vendette partigiane, ma non solo, comunque vendette dal 1945 in poi, ebbero luogo.
Si calcola, e qua le versioni sono molteplici, perché c'è chi parte da 6.000, chi arriva a 14, insomma, ma sembra che una stima approssimativa delle vittime che subirono violenza, che furono uccise al termine della guerra, furono all'incirca fra 8 e 10 mila morti. Queste morti bisogna dividerle fra morti legittime e morti illegittime. E facendo questa ricerca ho scoperto che lo stato di emergenza, quindi lo stato eccezionale sotto il CLN, prevedeva l'esecuzione sommaria in caso di necessità. E questa cosa sommaria, esecuzione sommaria, poteva essere effettuata finché il governo militare non si fosse insediato nella città presa e liberata. E nel caso di Bologna, l'insediamento del governo militare avvenne nella tarda mattinata del 21 aprile del 1945. Si può dire che quindi dalla mattina del 21 aprile, quando entrarono le forze partigiane e la città divenne sotto il comando del CLN, e fino al primo pomeriggio fossero morti legittime. Le morti illegittime invece sono tutte quelle che avvennero successivamente. In realtà tutti questi omicidi che abbiamo avuto nella penisola e che furono maggiormente indicati nel triangolo che va da Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, avevano più che l'obiettivo di rivoluzionario da parte del Partito Comunista, che all'epoca era ben organizzato, era armato, aveva delle milizie pronte, diciamo, a tutto, e gli storici considerano più queste come una guerra sociale, cioè far presente a parte le, appunto, vendette sui fascisti, ma tutti gli altri che finirono in questa serie di uccisioni, cioè dirigenti dell'industria, proprietari terrieri, persone che comunque socialmente rappresentavano uno scoglio per una possibile contrattazione a livello di diritti e di potere per il popolo operaio. In realtà le morti cessarono molto presto. Queste serie di esecuzioni si calcola che andarono avanti dall'aprile del 45 fino a tutto il 46. A Bologna terminarono subito, perché era tutta una questione di volontà politica. Quindi Arturo Colombi, che fu nominato capo del partito per la zona di Bologna, si precipitò immediatamente nelle campagne a parlare con tutti i vari gruppi organizzati e fece stoppare queste esecuzioni, perché non compatibili con l'idea del partito. E infatti a Bologna queste esecuzioni le abbiamo fra il 21 aprile e la metà di maggio. Un caso che invece, pur avendo meno morti in numeri assoluti, ma invece molto più lunghi nel tempo, fu Reggio Emilia, che rimase segnata come proprio la zona per eccellenza di questo triangolo della morte, ma dove in realtà il dirigente politico del Partito Comunista, un tal Nizzoli, ammiccava o comunque copriva in qualche maniera gli omicidi di vendetta, e questi andarono avanti fino al 1946, quando poi Togliatti si presentò a Reggio Emilia e fece un discorso contro queste azioni di lotta e di violenza e licenziò, fra virgolette, il buon Nizzoli. Concludiamo quindi questa serata, una serata dove appunto abbiamo raccontato anche quello che è le guerre, quello che porta la guerra, i lutti e le varie
situazioni, insomma, che non vorremmo venissero ripetute, ma che purtroppo vediamo che ce ne sono ormai anche troppe. Ma concludiamo salutando i nostri due investigatori, Elisabetta Fontebuoni, Sì, buonasera a tutti. Simone Metalli Ciao, buonasera a tutti. Beh, e il nostro narratore Gianluca Corradi. però sono stato rivalutato rispetto all'inizio. Sono Beh, sì. diventato... È finita la Che hai guerra. narrato, E del narrato. resto è finita la guerra e quindi c'è stata l'amnistia e Da siamo tutti a Segugio sei posto. diventato Esatto, vedi, sono narratore. diventato narratore. Mentre l'appuntamento per quanto mi riguarda sarà sabato pomeriggio, come di consueto, un pomeriggio dove racconteremo trasporto, spettacolo e tutto quello che succede di attualità, ma il prossimo giovedì avremo delle ulteriori sorprese. Stiamo pensando a un argomento sempre sul pezzo. Grazie a tutti, buona serata e sempre il giallo del giovedì. Miss Mary giunse a Napoli venendo dall'America per imparare tutte le canzoni, ma quando canta che confusione! Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no, 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 non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ehi mambo, no, non è tarantella, ehi mambo, non voglio mozzarella, no, no, no. Mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, ehi, cumpà! Gridava il giorno a tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi, mambo! Mambo italiano, ehi, mambo! Mambo italiano, no, no, no! La storia è qui finita, non è più partita, è da noi sempre restata col suo mambo italiano! Non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, e c'è true. Tu vuoi mangiare pasta e fasul, dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino. Poi continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, sì. La storia è qui finita, non è più partita, è da noi sempre restata col suo mambo italiano. Non finisco la presentata dopo cena con delitto con Elisabetta Pontebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.